Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il consueto video in collaborazione con i piccoli canali Power. Ovviamente giù nell'info box, come sempre, troverete i link di tutti i vari ragazzi e delle ragazze che partecipano a questa collaborazione. E come sempre saluto Rossella, Giulia, Giulio, Gian Giuseppe e Valentina. Parto subito, non vi mostro le cose per la casa perché sinceramente non mi ricordo più neanche che cosa ho acquistato. Qualcosellina sì, ma non ricordo. L'unico prodotto cibo che ho acquistato nel mese che è trascorso sono questi fiocchi di avena, non c'è scritto in italiano, comunque erano fiocchi d'avena biologici del DM, buonissimi, mi piacevano sia mangiati così dalla busta sia nel latte, veramente molto molto buoni, erano però credo un'edizione limitata perché non la trovo più, mi è dispiaciuto, buonissimi, veramente buonissimi, erano fiocchi d'avena tostati, mi sembra, con il miele, se non sbaglio. Strabuoni. Poi, partendo con gli acquisti cosmetici che ho fatto in questo mese, allora ho preso questi dischetti di Tiger che sono in cotone completamente biodegradabili. Io utilizzo dischetti per struccarmi quelli riutilizzabili, però questi dischetti qua li utilizzano in casa i miei genitori e mia sorella e io invece li utilizzo per disinfettare magari delle ferite, togliere lo smalto quando lo metto, quando non lo metto quasi mai. Oppure pulire tipo ad esempio gli occhietti alla gatta, insomma per fare queste cose. Sono degli ottimi dischetti, costano pochissimo, hanno il bordo tipo cucito e non si sfaldano. Buonissimi, straconsigliati. E sempre da Tiger ho acquistato questo spazzolino in bambù con setole medie, non per me ma per mia mamma perché io utilizzo lo spazzolino con le testine cambiabili. Questo prodotto qua è un prodotto che costa 1 euro, è completamente bambù e vegano, carino perché ci sono diversi colori in fondo al manico e quindi non andate a confondere i vari spazzolini. Non l'ho ancora utilizzato, vi farò poi sapere. Ho acquistato un siero per il viso di Essence, 96% di ingredienti di origine naturale. Questo qua è quello idratante per il viso, consistenza lattiginosa con curcuma, rilassa e rinfresca la pelle, lozione leggera con acqua d'avena, dalle proprietà idratanti all'antoina che ha proprietà lenitive ed è questo. Gli ingredienti sono buoni anche se Essence comunque non è una marca che fa prodotti biologici, ancora non l'ho utilizzato. Invece poi sono stata da Lidl e ho acquistato per la mia famiglia perché utilizzo, come ben sapete, altri tipi di dentifrici. Ho acquistato questo dentifricio certificato Cosmos Natural, non testato sugli animali, è vegano ed è del marchio Liebe die Natur. Era un'edizione limitata che era uscita e quindi l'ho preso per loro, che appunto ha ingredienti naturali e meglio del Colgate o l'acqua fresh classici. E poi, sempre della stessa linea, ho preso il sapone per le mani e il gel doccia con estratto di aloe vera e amamelide, questi qua. E sono senza tutti i prodotti di questa linea sono senza microplastiche. Non lo so, mi ispiravano e li ho presi. Al Tigotà invece dovevo scalare i punti che mi erano rimasti nella tesserina e vabbè, ho preso tipo lo Scottex, tovaglioli, queste cose qua, mi rimanevano tipo 100 punti, 1000 punti, non mi ricordo, insomma, dei punti e ho preso anche il sapone purificante carbone vegetale attivo di Biolis Natur. Questo qua è vegano, non testato su animali, 97% di ingredienti di origini naturali, ancora non l'ho provato, la profumazione però è buonissima. Poi, per quanto riguarda invece Balea, ho acquistato un sapone, un bagnoschiuma per il corpo. Questo qua è con olio di melograno al profumo di anguria. Non sento il profumo di anguria, comodo per chi ha l'accettino così. Lo regalai a Giulia, mi sembra, un compleanno, un Natale, non ricordo. Io non l'ho mai provato e ho voluto prenderlo per provarlo. Sempre per quanto riguarda cosmetici solidi, avevo preso sotto consiglio di varie di voi dei appunto cosmetici solidi di pH Bio. Mia mamma sta utilizzando il detergente per il viso solido purificante, si trova bene e ogni tanto l'ho provata anch'io e devo dire che non è male. E io ho acquistato il balsamo per capelli secchi,
Il bagno doccia idratante e lo shampoo per capelli grassi. Ancora non l'ho provato, ma vi farò sapere a breve. Li ho voluti tenere così nella scatolina per poi appunto mostrarveli. Ovviamente, per quanto riguarda la recensione, dovrete aspettare poi un video review. Ho acquistato poi da Esselunga dei cerotti. Ho preso questi cerotti qua che sono. Si chiama Pronto EcoMed, ci sono varie forme dentro, hanno il supporto un bambù compostabile, la garza in cellulosa, adesivo certificato ICEA e è un prodotto a basso impatto ambientale, 25 cerotti, costavano pochissimo, l'ho provato una volta sola, non male. Non male, c'erano anche la taglia quella grande e credo che riacquisterò questi perché non mi sono sembrati malvagi. Io e Valentina ogni anno ci mandiamo un pacchetto che racchiude un po' Natale, compleanno, un pacchetto così con delle cose che durante l'anno troviamo e poi ci spediamo perché all'inizio avevamo pensato che magari ecco Natale si fanno un po' più di regali, si spende un pochino più di soldi, quindi avevamo slittato il regalo di Natale verso gennaio, insomma poi alla fine è diventato un pacco dell'anno. Un regalo all'anno, ce lo facciamo e siamo contentissime. Quindi il pacchetto è arrivato e vi voglio mostrare che cosa c'è dentro. Non ci sono cose, non ci sono solo cose naturali, però non l'avevo ancora mostrato e quindi colgo l'occasione per mostrarlo in questo video. Spero che gli altri ragazzi del gruppo non se l'abbiano a male. Allora, parto con il mostrarvi due deodoranti di Balea. I deodoranti di Balea a me piacciono sempre tanto. Questo è quello Sweet Sunshine che a me piace molto. E quest'altro invece è quello Mora e Orchidea, mai provato. Dalla profumazione sembra veramente molto, molto buono. Vi farò sapere. Comunque i deodoranti di Balea sono ottimi, cambia solo la profumazione. Poi ho ricevuto questo doposole del marchio Sundance, che anche questo è un marchio del DM, mai provato però niente di questo marchio. Sempre per quanto riguarda Balea, ho ricevuto questa crema per le mani idratante con olio di cocco ed estratto di fiori di loto. Questa qua, anche con le creme mani di Balea non mi sono trovata male, questa profumazione però non l'avevo ancora provata. Sempre Balea ho ricevuto questa cremina idratante per le mani che l'aveva presa mia sorella, l'ha finita e a lei era piaciuta molto. So che il profumo è delizioso perché l'avevo un po' sniffato da lei, ma io non ho mai provato questa cremina, quindi contenta di averla ricevuta. Ho ricevuto anche della linea quella con il koala la mini cremina nel vasettino di latta per corpo, mani e viso, gelsomino ed eucalipto e poi la maschera per il viso in tessuto. Queste io ce l'ho già, però il profumo di questa qua a me fa impazzire. Giulia ha fatto schifo, ma a me piace da morire perché la sta utilizzando mia sorella, quella che abbiamo, quindi in realtà sono contentissima di averla ricevuta. Poi, sempre di Balea, questa maschera per i piedi, sono due, una è una maschera e uno invece è uno scrub per i piedi con burro di karité e profumo di cocco. Questa maschera l'ho cercata tantissimo, nel mio DM non è mai arrivata, quindi sono molto contenta che me l'abbia presa Valentina perché così ho l'opportunità di provarla. Poi, sempre per quanto riguarda Balea, questi patch occhi in hidrogel, acqua di rose e acido ialuronico, non li ho mai provati, felicissima di averli ricevuti. Poi questi sali da bagno per i piedi all'avocado, anche questi mai provati e sono felicissima perché a me i sali per i pediluvi mi piacciono un sacco. Poi una maschera per il viso, sono due dosi. Idratante e rinfrescante con estratto di ananas e maracuja, sono contentissima anche di questa. In realtà, io sono contentissima di tutti i prodotti che ho ricevuto, ve lo sto continuando a dire. Ma poi Balea linea After Sun è un SOS trattamento intensivo dopo sole per capelli. Questa linea per capelli dopo sole è fantastica. Se non l'avete provata, vi consiglio di provarla.
Poi, per quanto riguarda al verde, questa maschera, sono due maschere anche qua, idratante giorno e notte, mai provata. L'ultimo prodotto Balea è questo Lip Balm Magic Wonderland, io adoro i lip balm di Balea, quindi contentissima. Per quanto riguarda invece Sien, ho ricevuto questi calzini sfolianti antiduroni, mai provati. Quando sono andata per prenderli non c'erano, c'erano solamente quelli idratanti, quindi ho acquistato quelli idratanti che ancora non ho provato. Questi qua sfolianti non c'erano, quindi contenta di averli ricevuti perché in realtà volevo provarlo, quindi sono felicissima. Altro prodotto che da me io non l'ho mai trovato è il Talasso Scrub di Sien, famosissimo, non ho mai avuto l'occasione di provarlo e finalmente ce l'ho, finalmente. E altra cosa che volevo tantissimo, questa sapevo che sapevo che me l'aveva presa perché ci eravamo sentite per telefono, è la palette di ombretti dell'edizione quella natalizia della Sien, che io purtroppo quando l'ho trovata erano già tutte rotte dalle persone, quindi non l'ho acquistata. E la palette è questa ed è veramente bellissima, stupenda. Ancora non l'ho provata perché ho tenuto tutto nella scatolina per poi fare il video, altrimenti avevo paura di scordarmi qualcosa. Ultimi due prodotti, Lip Balm Booster della Essence, 100% olio di cocco. Anche questo mai provato e neanche mai visto, quindi curiosissima di provarlo. Adoro i burro cacao. E per ultimo, un altro prodotto di un marchio che non ho mai provato è questo olio doccia vitamina mango e papaya, la profumazione è molto buona e la marca è Faberlic. Ne parla spesso Valentina nei suoi video, io non ho mai avuto occasione di provarlo, quindi sono felice di aver ricevuto un prodotto di questo marchio, appunto così posso provarlo. Bene, quindi questi sono stati i miei acquisti barra regali naturali e non in realtà del mese. Fatemi sapere se avete provato qualche cosa di questi prodotti che vi ho mostrato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!